cosa fare nel caso questi strani puntini siano comparsi sul nostro corpo? Andare dal medico è sempre importante. Il medico saprà dare i giusti consigli. Quello che possiamo dire è che non sempre è necessario preoccuparsi oltremodo. C'è un'eccezione. Se i puntini compaiono di punto in bianco in numero considerevole, allora è bene allarmarsi perché potrebbero essere associati a dei problemi al fegato. Ma cosa provoca la comparsa dell'angioma rubino, che non dà dolore né prurito? Secondo uno studio condotto nel 2010, la causa è genetica. Continua a leggere dopo la foto non solo. L'assunzione di alcuni farmaci, per esempio gli immunosoppressori e i bromuri, possono essere una causa della formazione dei nei rossi, così come squilibri ormonali e l'invecchiamento cutaneo provocato da una eccessiva esposizione al sole. Anche l'alimentazione gioca la sua parte. Una dieta sbilanciata, infatti, può comportare un accumulo di tossine a livello intestinale ed epatico. L'angioma rubino, però, si può prevenire. Seguire una dieta sana e ricca di vitamine e sali minerali può aiutare molto. Frutta e verdura rinforzano il fegato e aiutano a eliminare tossine. Mirtilli, ananas, melograno, avocado sono tutti cibi che fanno benissimo alla causa. Un bel bicchiere di acqua e limone a risveglio, poi, serve a depurare il fegato. Continua a leggere dopo le foto. Buona regola per evitare l'angioma rubino è ridurre il consumo di latticini. Proteggere la pelle durante l'esposizione al sole è un'altra maniera per prevenire i puntini rossi. Altri suggerimenti? Fare scorta di vitamina C, fondamentale per il benessere della pelle, del sistema immunitario e del fegato. Anche se non sono pericolosi, è fondamentale tenere sotto controllo la loro evoluzione, soprattutto delle dimensioni e della forma. Se aumentano di numero o di dimensione, chiamate il medico. Cosa fare? Nulla di che, a meno che non si ingrandisca o non inizi a sanguinare. Non è pericoloso, lo ripetiamo, ed è raro che si trasformi in un tumore maligno. Se proprio non vi piacciono dal punto di vista estetico, possono comparire anche su viso, collo e seno. Rivolgetevi a un dermatologo che li eliminerà attraverso la termocoagulazione, il laser o mediante crioterapia. Tumore alla prostata, l'in prima linea per nuova terapia a ultrasuoni.